Per prima cosa facciamo il pesto di rucola, quindi lo mettiamo in un contenitore. Poi mettiamo l'olio extravergine d'oliva, il sale, il pecorino e il parmigiano. Ok, a questo punto frulliamo. Ok, una volta fatto il pesto lo mettiamo da parte. Ora saliamo l'acqua, mettiamo a cuocere la pasta. Mentre la pasta cuoce, in padella mettiamo l'olio extravergine d'oliva e facciamo dorare a fiamma molto molto bassa uno spicchietto d'aglio. Un minuto prima della fine della cottura della pasta, togliamo lo spicchietto d'aglio, mettiamo i gamberoni tagliati a pezzetti in padella, alziamo un po' la fiamma e dopo 30 secondi mettiamo i pomodorini. Mettiamo un pizzico di sale e trasferiamo subito la pasta. Ecco qui. Ora mescoliamo. Ora facciamo insaporire bene e finire di cuocere la pasta. Qui mancavano 20 secondi più o meno di cottura ancora, quindi se necessario aggiungete un mezzo metro di acqua di cottura. La pasta è cotta, spegniamo la fiamma e aggiungiamo il pesto di rucola. Mettiamo un altro po'. Ok. Padella calda. Mettiamo le vongole. Un goccio d'acqua bollente. Facciamo in modo che tutte tocchino il fondo e copriamo con il coperchio per un minuto. Passato un minuto, togliamo il coperchio e con la pinza iniziamo a togliere una per una tutte le vongole man mano che si aprono. Questa operazione è importantissima, come vi dico sempre, altrimenti le vongole vengono gommose e diventano immangiabili. Non ve l'ho detto prima, io le vongole le ho lasciate in ammollo per 2 ore in 2 litri d'acqua con circa 40 grammi di sale dentro, che ho messo in uno scolapasta all'interno di un contenitore capiente, in maniera tale che non toccassero il fondo e quindi tutti i detriti andassero a finire sul fondo della ciotola del contenitore. Una volta tolte tutte le vongole, spegniamo la fiamma e facciamo due cose. Filtriamo il liquido delle vongole e diamo una sciacquata alla padella. Questo qui ce lo teniamo da parte, è importantissimo. Se non avete questo aggeggino, fatelo con una garza o con un po' di carta assorbente mettendola sul passino. In questa maniera, semplicemente così. Adesso vi faccio vedere come vado a filtrare un po' il liquido che è rimasto nel contenitore con le vongole. Meglio filtrare anche questo, così utilizziamo anche questo, anche se non è tanto, come vedete. Ecco qua. Ora sguscio circa 3/4 delle vongole. Potete fare con la pinza o con un altro guscio, come si fa con le cozze, e le metto qui da parte. L'acqua sta per arrivare a bollore, quindi metto il sale ed ora metto a cuocere la pasta. Mentre la pasta cuoce, come vedete, ho pulito la padella, metto dell'olio extravergine d'oliva, aggiungo qualche spicchietto d'aglio
e lo faccio dorare leggermente. Quando l'aglio sarà dorato lo togliamo, ho spento già la fiamma, e in padella grattugio, sempre fiamma spenta, la buccia di limone, solo la parte gialla. Cercate di prendere limoni bio e di lavarli comunque, pulirli comunque bene. Ed ora nell'olio aggiungo anche un cucchiaino di bottarga di tonno e lascio appunto a fiamma spenta. Visto che il liquido delle vongole è molto, allora gli ultimi 3-4 minuti di cottura della pasta li faccio fare in padella. Quindi trasferisco la pasta nel condimento, ho acceso a fiamma bassa bassa, ecco qui, ed ora prima do una bella mescolata, alzo a questo punto la fiamma e poi aggiungo il liquido delle vongole e faccio finire di cuocere la pasta. Eccoci qui, guardate com'è bella cremosa, la pasta è bella al dente, quindi a questo punto posso già spegnere la fiamma, aggiungo un altro po' di buccia di limone, senza esagerare, poi metto un po' di bottarga, veloce mescolata. Ora metto le vongole sgusciate, ecco qua, e per finire le vongole con i gusci. Ecco qua. Ci siamo. Per prima cosa mettiamo l'olio in padella, aggiungiamo mezzo spicchio d'aglio e lo facciamo dorare leggermente. Una volta dorato l'aglio, mettiamo i rubini, copriamo con il coperchio e li facciamo aprire. Ci vorranno 2 minuti. Passati 2 minuti, spegniamo la fiamma, se necessario aggiungete un goccio d'acqua bollente, l'acqua per la cottura della pasta, togliamo lo spicchio d'aglio e trasferiamo i lupini, facendoli sempre sgocciolare, in un piatto. Tolti tutti i lupini, faccio sgocciolare un po' di liquido che era rimasto comunque, e filtro il liquido. Una volta filtrato tutto il liquido, do un attimo una sciacquata per sicurezza alla padella. Ora, visto che l'acqua bolle, l'ho già salata, metto la pasta. Questi sono i radiatori. Non so se li avete mai assaggiati, anche io li ho mangiati pochissime volte in vita mia, ma sono buonissimi. Mentre la pasta cuoce, ci occupiamo dei moscardini. Olio extravergine di oliva. Mettiamone un altro po' perché ci vuole bello abbondante. Mezzo spicchietto d'aglio e lo facciamo dorare. Quando l'aglio sarà leggermente dorato, mettiamo i moscardini e a fiamma alta li facciamo cuocere per 4-5 minuti. Mettiamo un pizzico di sale e un po' di peperoncino. A questo punto la pasta è bella al dente, la trasferiamo in padella. Una volta trasferita tutta la pasta, che chiaramente è ancora molto al dente, aggiungiamo il liquido di cottura filtrato dei lupini e la facciamo finire di cuocere. Io in realtà vi ho detto molto al dente, ma l'ho tolto un minuto prima rispetto al tempo riportato sulla confezione. Ci siamo! La pasta al dente, l'ho appena assaggiata. A questo punto possiamo spegnere la fiamma, aggiungiamo la rucola, guardate che bella,
Facciamo saltare. Mi raccomando, fate questa operazione a fiamma spenta. Volendo potete anche metterla direttamente nel piatto. Io mi trovo meglio a fare così perché, come vedete, poi si amalgama tutto meglio. A questo punto mettiamo i lupini. Se volete qualcuno lo potete anche sgusciare. Guardate qua. Ok.